Buongiorno amici, il nostro Tigino oggi nella piazza di Sant'Agata di Puglia e vi annuncio che piazza 20 settembre cambierà nome probabilmente nel periodo estivo. Durante un evento, una festa, ci sarà la novità che voi già sapete a chi sarà intitolata questa piazza. Allora, non andiamo oltre. Oggi bellissima giornata, finalmente è tornato il paese a splendere. Il Tigino oggi speciale, molto speciale e particolare perché sono appena arrivati qui dall'Argentina. Chiaramente chi sta partendo a Santa Adis, perché parliamo della famiglia D'Aquino, una grande famiglia. Voi conoscete D'Aquino chi è a Santa Ada? La famiglia è numerosa, ma sono tutte persone lavoratrici, oneste. E grande, grande, grande famiglia, veramente la famiglia D'Aquino. Ma Luigi, amico carissimo dall'Argentina, teniamo pure la stessa età. Luigi, ti saluto. È stato lui ad invitarmi oggi perché arrivava sua figlia Camilla, una dottoressa di primo ordine in Argentina, con suo marito Franco. Vedete, sono bellissimi. Appena arrivati qui e mi hanno chiesto appunto di essere intervistati. Siamo qui sul belvedere della piazza. Allora, intanto, diamogli buongiorno. Buongiorno Camilla! Ciao, buongiorno. Buongiorno! Allora, ti piace il paese? Ermoso, bellissimo, bellissimo. Allora, papà mi ha detto che non parlava bene l'italiano, invece vedo che capisci e parli abbastanza bene, no? Un più, parlo in più. Ti piacerebbe venire ad abitare qui? Sì, perché no? Però lì hai un bel lavoro, lì in Argentina. Sì, un bel lavoro. Sì. Allora, la domanda più importante, dove in Argentina, come si chiama il paese dove abitate e dove lavorate? Come? Il paese dove vivi? Ah, Dove vivi? In in Argentina. Argentina, sì. Come si chiama il nome? Eh? La città, Buenos La città. Ah, Buenos Ah, Aires. Buenos Aires, Sì, sono di Buenos brava. Aires. È la capitale. La capitale proprio, beh certo, Sì. Buenos Aires. Sì. E invece il marito Franco giovanissimo anche lui, non so se riesce a parlare un po'. Benvenuti a Sant'Agata intanto tutti e due. Franco, come ti trovi? Ti piace il paese? Vuoi dire qualche cosa? Riesci a dire qualcosa? È bellissima, la campagna è bellissima. Bellissima la Sì. campagna, eh? Quindi lui dice il belvedere, le vallate, tutte bellissime, no? Bellissime. Ah, quindi loro hanno spiegato. Chiaramente, allora, siamo contenti di avervi qui. Il sindaco, ho parlato con lui l'altro ieri, che ben volentieri accoglie gli argentini, gli ucraini, chiunque voglia venire qua. Quindi pensateci bene, se volete. Sì, sarebbe buono, sì, venire qua È una possibilità, una possibilità. È una possibilità. Perché qui sono state diciamo riaperte alcune case per abitare e quindi il sindaco sta vedendo di gestire bene queste case per poterle abitare, quindi caldo, freddo, estate, inverno, riscaldamenti, cucina, queste cose qua. Quindi vediamo in base al vostro lavoro, chissà, un domani, magari un futuro. Sì. Qui adesso fra poco andiamo a visitare la casa dei nonni vicino a Sant'Andrea, Sì, eh? I nonni. Enoni, sì. Allora, la mamma si chiama Filomena. La mia nonna. Ah, la nonna, La scusa. mia nonna sono Filomena, sì. La mamma Sandra. Mamma Sandra e il padre, il papà Luigi. Luigi, Sì. Luigi. E i tuoi genitori? I miei genitori sei Roberto, mio papà, e Stella, la mia mamma, e Sorella, sorellina. mia sorellina Fiorella. Fiorella. Sì. Allora un saluto a tutti quanti loro, soprattutto a Luigi perché è stato lui che ha voluto questa cosa, questa intervista qui oggi a Sant'Agata di Puglia. Allora chiaramente io ho dato loro il calendario, vi ha fatto piacere Sì. ricevere il calendario. Sono trovata Argentina nel calendario. Eh sì, lo porti in Argentina, anche mi raccomando a tuo padre, pure ai tuoi Alla parenti, famiglia a civile. tutto. E un'altra cosa, io devo fare i saluti alla nonna. Perché mi hanno detto che la nonna Filomena è la santagatese più anziana che vive in Argentina. Sì, Mi ha sì. detto papà, 95-94 anni. 94 anni, sì. 94 anni. E papà mi ha detto che in Argentina, di santagatesi, è la signora più anziana che sta in Argentina, vero? Sì, è vero, è vero.
Ok, allora adesso se ci danno l'opportunità andiamo a vedere il castello, andiamo a vedere soprattutto la casa dei nonni, no? Sì. Sì, 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 sì. Ok, allora chi vuoi salutare in Argentina? La mia nonna, il mio papà e tua mia famiglia. Ok, nonna, papà e tutta la famiglia. E tu, Franco, chi vuoi salutare in Argentina? La tua famiglia? Sì, la mia famiglia e i miei amici. Amici? Sì, i miei amici. Colleghi di lavoro pure? Colleghi, sì. Bravi? Bravi. Oh, ho visto che in Argentina siete molto religiosi, o sbaglio? Sì. Dio, sì. Gesù, sì, sì. I santi, sì, è vero, siete molto religiosi. Allora, ragazzi, affrettiamoci che loro hanno poco tempo qua. La frase che io dico sempre, a dos stem, da tutti i paesi, non cresce l'erba, cresce nel santa atis, e questa dall'Argentina. Grazie Camilla. Grazie, grazie. Grazie Franco. Grazie. Un caro saluto a tutti, vuoi venire pure tu a salutare? Perché Lina, lì, ecco. Saluto a mio cugino, a mia zia, a tutti quanti, un bacio e un abbraccio. Venite presto in Italia e a Sant'Agata. Un bacio. Grazie a Gino. Lina la conoscete, vive a Foggia, ma è Santa Atesa di Bribordine, lei è il marito. E lei è la zia, si può dire? Sì, la mia sì, zia. Sono la zia, sì, sì. E lui è un nipote acquisito, però è il mio nipote. Che bella famiglia, amici. Con grazie. Questa bella immagine vi salutiamo. Grazie, un saluto a tutti, un bacio. Siamo in diretta, già hanno visto tutti, già si sono collegati. Arrivederci, a presto, ciao amici.